Fleming nasce a Rovigo nel 1987, quindi è una compagnia ormai si potrebbe dire storica, se non suonasse un po'. Perché teatro del Lemming? I Lemming sono degli, cioè nel nome si, i greci dicevano che c'è il destino. I Lemming sono dei piccoli roditori che vivono in Scandinavia. La leggenda ereditata da Walt Disney ci racconta che i Lemming non ci sarebbe abbastanza cibo per i piccoli, allora gli anziani si sacrificano. A noi non interessava ovviamente tanto la dimensione del Lemming come animale suicida, ci interessava l'idea che il Lemming fosse l'animale per, come dire, per antonomasia, perché segue l'istinto alla sopravvivenza della specie fino alle estreme conseguenze. Allora il teatro alla fine degli anni 80, ma si potrebbe dire anche degli anni 90 e si potrebbe dire anche alla fine, a metà di questo nuovo decennio, è un teatro spesso molto concettuale, troppo concettuale, mentre per noi il teatro doveva tornare a una dimensione istintiva, primaria, cioè doveva essere legato alle emozioni, al corpo dell'attore ma anche al corpo dello spettatore. Rimettere in gioco i sensi dell'attore, rimettere in gioco i sensi dello spettatore. Abbiamo fin dall'inizio pensato a un teatro che non immaginasse lo spettatore seduto, dormiente, come troppo spesso accade nel teatro di prosa, ma uno spettatore che fosse completamente attivo. Allora Lemming, perché c'è un rischio strutturale nell'esperienza del teatro, c'è un rischio per l'attore, ma c'è un rischio che deve esserci anche per lo spettatore, perché se il teatro è un gioco, allora è una messa in gioco, e questa messa in gioco occorre anche correre qualche piccolo pericolo, qualche piccolo rischio per poter realmente fare esperienza. Per noi il teatro è legato all'idea dell'esperienza, qualcosa che non sia semplicemente appunto una dimensione estetica, ma qualcosa che attraverso l'esperienza estetica si configuri propriamente come un'esperienza per l'attore e per lo spettatore, qualcosa che metta in gioco le vite dell'attore e le vite degli spettatori. E i nostri lavori hanno sempre giocato su questo confine sottile fra teatro e vita, dove il teatro nutre la vita, ma dove la vita anche viene messa in gioco nel teatro. Questo nostro ultimo lavoro è Giulietta e Romeo, lettere dal mondo liquido. È la seconda parte di una trilogia che abbiamo in mente di completare attorno alle opere di Shakespeare. Mentre con Amleto siamo stati molto aderenti al mito, ma anche alla parola shakespeariana, cioè in un lavoro che comunque reinventa in qualche modo la struttura persino dell'Amleto, è fedele però alle parole del testo, naturalmente ad alcune di queste parole. In Giulietta e Romeo abbiamo cercato di fare un'operazione diversa, cioè abbiamo preso propriamente Giulietta e Romeo come simboli, come un mito, il mito dell'amore, della giovinezza, perché c'è una giovinezza, quella di Giulietta e Romeo, che si scontra con il mondo degli adulti, con le faide dei Capuleti e Montecchi, con la bella Verona, che è il disastro di Verona, dell'Italia, del mondo, cioè la giovinezza che non può fiorire in un mondo degli adulti che tende a devastarlo. Ecco, abbiamo preso Giulietta e Romeo come simbolo di questo amore giovane che viene stuprato, che viene ucciso dal mondo adulto. Ovviamente questa dimensione, questa lettura è così, ha degli echi così vicini alla nostra sensibilità di oggi, perché viviamo in un mondo che non permette alle nuove generazioni di poter veramente esplodere o veramente governare la propria vita, e abbiamo cominciato a interrogarci su questi temi a partire dal vissuto, dalla vita nostra, degli attori e delle persone, del mondo che realmente ci sta accanto.
Lettere dal mondo liquido è un omaggio, una citazione naturalmente di Gunn Baumann. Le certezze, persino sociali oltre che personali, vengono meno in questo mondo che sfrana da tutte le parti. Allora ci siamo chiesti, Giulietta e Romeo, come riverbera invece questo amore nelle nostre vite, nelle vite dei nostri amici, nelle vite di chi ci abita accanto. E le lettere sono anche però d'altra parte la possibilità di utilizzare una forma anche originale, che a noi è cara, quella del frammento, quella delle, come dire, delle piccole stanze, delle piccole scene, si potrebbero anche chiamare 17 scene dal mondo liquido. Sono lettere in senso anche formale e appunto hanno questa continua interrogazione tra il mito e il tempo presente. Andando a scavare dentro appunto il mito invece di Giulietta e Romeo, abbiamo trovato che questo amore che unisce questi due giovani è un po' l'amore che muove tante cose nel mondo, è la volontà, è il nostro desiderio di combattere per qualcosa a cui teniamo davvero, no? Infatti un po' la frase di questo spettacolo è: che cosa saresti disposto a fare per salvare il tuo amore? Esiste un amore per cui tu abbia mai combattuto davvero? Perché è un po' questo che fanno nel mito Romeo e Giulietta, si amano e combattono per il loro amore fino alle estreme conseguenze dell'atto. E quindi siamo andati un po' a cercare queste storie, le storie di oggi in cui sentiamo che c'è questo desiderio di combattere per amore. Ovvio, una parola un po' difficile da usare questa, però sì, un amore in senso lato, ecco, non è soltanto l'amore di una relazione di coppia, ma un amore politico, un amore teatrale anche. L'amore che noi mettiamo nella nostra pratica, nel combattere, perché non è facile fare teatro oggi, forse non è mai stato, non lo so, sicuramente oggi non è facile e ci vuole molto, molto amore, sì, ecco. Il mito per noi è al centro del nostro interesse drammaturgico, da sempre direi. Nell'idea di coinvolgere comunque in qualche misura sempre lo spettatore, di fare dello spettatore sempre l'elemento fondamentale insieme all'attore dell'esperienza teatrale. Ecco, il mito, si dice che il mito è qualcosa che non è mai accaduto, ma è sempre nato in ciascuno di noi. Allora il mito è quel ponte possibile, quell'universale, che unisce appunto le singolarità dell'attore con la singolarità dello spettatore. E ciò che al di là della conoscenza della storia è qualcosa che profondamente ci abita. Appunto il mito non è una semplice storia, è qualcosa che abita profondamente, è un archetipo, diceva Jung, cioè è a fondo il modello strutturale quasi dei comportamenti umani. Allora, lavorare sul mito e anche quello di Giulietta e Romeo, prima quello di Amleto, sono dei miti ormai, ci permette di saltare anche la dimensione narrativa che così sta a cuore alla televisione, alla narrazione filmica, saltare la dimensione narrativa per giungere al fuoco centrale invece delle dinamiche che il mito mette in gioco e che sono parte integrante del gioco teatrale e della relazione fra attore e spettatore e della relazione teatrale nel senso lato. Take me out.